Eccoci qua con una nuova puntata di House Vashes. Andiamo. Adesso faccio la intro. Ehi gente, questo è Vildo. Benvenuti con una puntata su House of Ashes. Gioco come horror interattivo, horror di sopravvivenza sotto qualche aspetto. È organizzata male. Forse erano di fretta. Ma cosa? In che condizioni lavoravano? Ma tu ti definisci generale? Cos'è questa roba? Eric, una radio. Credi funzioni? Scopriamo. Spero di sì. Il nastro è aggrovigliato. No, è un nastro. Lo aggiusti girando la rotella e mettendo il nastro a posto. Nessun problema, faccio io. Lui si sente in colpo. Quell'anello è ancora importante per te. Non vedo più il tuo. È vicino. Ce l'ho. Al cuore. Romanticismo o dolore? Romanticismo. Sei un bravo ragazzo. Forse è troppo per me. Ah, questo ha fatto male pure a me. Ora che significa questo anello? Il mio ventricolo sinistro è andato. Oh, che male. Ti rivoglio, Rachel. Lei non ti vuole più. Non le piace più la vaniglia, preferisce il cioccolato ormai. Affetto o c'è un'altra persona? Solennità. Facciamo uscire tutto. Solennità, bisogna essere onesti. E se lui la perdonerà. Se lui la perdonerà, allora forse se lo merita. Lo sapevo. Bravo. Le ossa di questo tempio sono insanguinate. Abbiamo messo piede su una riva sconosciuta e risvegliato un male antico. Una blasfemia che si manifesta in forme e nature indescrivibili. Per millenni abbiamo vissuto come bambini, ignari degli orrori che riposavano nel sottosuolo. Ora abbiamo spalancato di colpo le porte della follia. Temo di non farcela, ma non posso esimermi. Sigillerò questo luogo per sempre, per tutta l'umanità. Mary, mi dispiace. Ok, si è suicidato. Devi sigillare questo posto, ma com'è che l'hai sigillato suicidandoti? Non è una buona idea, sai? Cos'era quel rumore? Pipistrelli? Oh! Merda! Oh! Immagina... vabbè, ma che... Questo è Rambo abbiamo qua. Ma proprio Rambo, così tranquillissimo. E voi avete due... Siete due armati di pistole, non sparate neanche un colpo. Di risposta. Oi! Ancora inseguiti. Coprimi. Sono troppo tranquilli. Che diavolo succede? Ok, ora è agitato. Non lo so, amico. Coprimi. Che diavolo succede? Che dovevano andare le cose. No? Mi ricevete qui? Dici? Contatto. Siamo sotto attacco. Bisogna passo. Rachel. È Rachel. King, qui Mailman 21 reale. Ripeti, passo. Non ha ricevuto. Qui Mailman 21 reale, mi ricevi? Passo. Dato che c'è contatto, li stanno sparando addosso, devi andare ad aiutare. Cazzo. Non c'è niente da chiarire. Devi muoverti verso la sua direzione, punto. Ok, dove sono arrivati? Beh. Avete due pistole, ragazzi. Uno si nasconde a destra, uno a sinistra. Aspettate che arrivi, lo riempite di buchi. Semplice, qui. Non è così difficile. No, infatti. Io non la prenderei. È ammuffita quella corda. Lo vedi? Scelta non scelta. Sì, arriva. Anche questo così carica tranquillamente. Questi potrebbero essere armati. Ma che è? Uno zombie? Un clicker che deve reagire dove lanci la pietra? Che cos'è? Devo stare attento. Lancio una pietra per distrarlo. Ma che è? Un gioco di zombie. Un cervo, un lupo. Oh. Sta per rompersi. Immaginavo. Quale dei due sta per cadere? Dovrà essere salvato? Oh. Cadranno tutte e due? Ecco lei. È lei. Rachel. Ma come l'ha doppiato sto gioco? Ti tengo.
Aia! Oh no, hanno usato la corda brutta, si romperà. Ah ah! Oi oi oi! Oh mio Dio! Aiuto, cosa? Vero? Quadrato! Dai, 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 dai! Si sta rompendo, vedete? A vista d'occhio proprio si sta grattando via. Rachel, il tuo culo pesante sta rompendo la corda. Aggrappati a qualcosa! Non vedo niente! Quante sporgenze ci sono? Che cazzo dici? Sto pieno di sporgenze lì. Cosa c'è di troppo buio? Hai una torcia alla testa, ti sei dimenticata della torcia? Hai una torcia alla testa! Oh mio Dio. La corda si romperà. Mi dispiace, Rachel. Mi dispiace. Cosa? L'hai tradita pure tu? Oh, che verme! Oh, che verme! Ah no, devo scegliere io? No, no, no. Anche se in realtà, avendoci traditi, diciamo che Erika ha una scusa per farlo. Ma non sono così merda da tagliarlo. Forza, Eric! Ehi, qui! Aiuto! L'esercito! Dai, 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 dai! Ah! Ce la possiamo fare! Oh. Sono quei due, sono quei due! Ancora, ancora una volta, ma sei merda, sei! No, non voglio tagliarla! E cioè, sarebbe giusto da un punto di vista, ma è anche sbagliato! Perché, giusto perché cadiamo tutte e due se non lo faccio! Oh, è arrivato, è arrivato, è arrivato. Arriviamo! Oh, oh. No, no, no. Ok, avrei dovuto ok, no. Pensavo che avrei dovuto tagliare. Pensavo stesse per cadere. Eric! Figurati. Vedi, almeno Rachel! Almeno si è rotta e non l'abbiamo tagliata noi la corda. Questo cos'è? Non ha sentito gridare, non ha sentito niente questo. Questo ha guardato? Era solo il vento. Contenuti speciali sbloccati. In quale incubo sono sprofondate queste povere anime? La povera Rachel si è persa nelle tenebre. Ah. Che dire di Jason e Nick? Fratelli d'arme, ma sono davvero uniti come sembra? O si volteranno le spalle una volta di fronte al pericolo? No, perché prendo io le decisioni, quindi no. Non dimentichiamo che hanno già consegnato alle tenebre il caporale Merwin. Per sbaglio! Non sono riuscito a premere X, è proprio merda, sei. E che ci porta a Salim. Sembra un tipo equilibrato, quasi riluttante alla guerra, forse. Tutti sono riluttanti alla guerra, se ci pensi. Un destino infausto attende i sopravvissuti, bloccati sottoterra, inghiottiti dal vuoto. Una dopo l'altra, le loro luci si spegneranno, sempre che tu non trovi il modo di salvarli. Non sta a me preoccuparmi degli affari altrui, ma la curiosità tiene alto l'interesse. Potrei permettermi un consiglio? Vai. Naturalmente mi aspetto che resti un segreto tra noi. Ma sì, perché no? Sì, ascolto il cuore, no, ascolto la testa. Ah, ogni tanto bisogna ascoltare il cuore, dai. Una scelta prudente, tutto considerato. Tempo fa incontrai un poeta cieco che seppe colpirmi con queste sagge parole. Vai. Lunga e impervia è la strada che dall'inferno si snoda verso la luce. Ed è tutto per ora. Questo è stato il tuo spassionato consiglio? Mi hai recitato un haiku. Questo è stato il tuo spassionato consiglio? Grazie. Ne farò tesoro. Grida più forte, così attiriamo tutte le forze iracheni nei paraggi. Rachel, lei dov'è? È caduta, l'hai sentita gridare mentre cadeva, cretino. Rachel! Buttati anche tu, vai, fai l'uomo. Vai a salvarla. Che ne è di Rachel?
È caduta. Un nemico ci ha attaccati. Ha aperto il fuoco. E... ma alla fine ci di piagnucolare. Sei un colonnello. È caduta. Ho tentato finché ho potuto. Rachel! È vero, ho tentato finché ha potuto. Andare. Avrei potuto tagliare la corda molto prima. Qui è pericoloso. Dobbiamo ripiegare. Ora. Ripiegare dove? Andiamo. Ripiegare in che direzione? Incredibile. Che cosa? È un tempio. Dovevate andare più spesso ai musei se vi piacciono così tanto queste cose. Vedo che il generatore funziona bene, anche i fili elettrici, visto che si è acceso tutto. Potrebbe essere qui. Colonnello, giuro che gli iracheni sono l'ultimo dei nostri problemi. Vero? Non ci seguono. Qui Mailman 2-1 reale a tutte le stazioni, mi ricevete? Passo. No, non ti ricevo. Joey, rapporto, passo. Ma Joey non è quello Joey che è morto. Eh sì. Che cazzo stai dicendo? Gli iracheni l'hanno colpito. Mi è morto tra le braccia. Ai ai. Oh no, non Joy. Non Gioia, no. Andiamo, usciamo da qui. La mia gioia. Abbiamo perso Gioia. Abbiamo perso vitaccia. Dobbiamo isolare questa zona. Stabilire un cazzo di perimetro sicuro. Dobbiamo. Di manovra. Dobbiamo. Tenente. Vai. Perché gli iracheni sarebbero l'ultimo dei nostri problemi? Perché ci sono dei mostri più brutti che ci seguono? Dio. Assolutamente no. Dovresti. Inizia a farlo. Siamo non so cosa. Tanto non mi crederebbe comunque, cazzo. Ah, li vedrà presto. Li vedrà presto. Mostri. Mostri? Ma dai, non farti suggestione. Signore, con sono due in due. Siamo qui con un solo. Ma sei un idiota. Più. Qualunque cosa hai visto non esiste. Questa in due l'hanno visto, idiota. Torna tra noi e finiscila con le cazzate. Ma dove siamo? Di sicuro non è un silo. La missione è un fiasco. Si può correggere. Il satellite. Ricontrollo i dati e miglioro l'algoritmo. È una tecnologia acerba. Ricevuto, signore. Ricevuto, signore. Andiamo avanti. Mai farsi controllare dalla rabbia, gente. Oh, il generatore ha smesso di funzionare. Che novità. Sempre nel momento giusto. Ovviamente sono illuminati solo loro. Lei controlli l'entrata. Noi andiamo. Forza. Vai, colonnello, renditi utile. Ripara il generatore. Ok. Ma cosa, siamo tornati alla stanza principale? Ah sì, la stanza principale, quella del generatore. Se non verremo attaccati da... Questo sarebbe il deposito di armi di Saddam, eh? Cristo, si salvi chi può, siamo tutti morti. Dai, abbiamo trovato... Saluti al sistema termico satellitare di Eric. Una mitragliatrice pesante c'era, dai, teoricamente. Eric dovrà rispondere a parecchie domande. Non vorrei essere al suo posto. Non credo che dovrà rispondere, cioè, alla fine ha funzionato. È riuscito ad individuare quello che doveva individuare, quindi non è che ha sbagliato. Mi serve una mano. Ci sono. Vai. Ah, ah, quello è un danno intenzionale, qualcuno ha strappato qualcuno i fili. Deve stare antipatico. Ecco. Sabotaggio. Probabile, coprimi. Allora, rosso col rosso, giallo col giallo, verde col verde. Ma questo, scusami, questi hanno incontrato i mostri, ma lui è immune, cos'è? Sono dei mostri razzisti, non se la prendono con gli iracheni, ma solo con gli esseri umani? Ben fatto. E poi, scusami, erano entrambi un buon bersaglio, potevi ucciderli, e invece no. Sta facendo una specie di stalking, il fantasma sta facendo. Stai allerta. Questo Dar. Che qui Mailman 2-1 reale. Procediamo dentro, passo. Ricevuto. Prudenza, ok. Dropkick, chiudo. Dropkick. Cavi divisi. Vediamo dove portano. Dropkick. Che razza di nome è Dropkick? Che razza di nome è Dropkick? Ehi, non mi bloccare, Nick.
Vedi di fare il bravo. Di qua. Oh oh, questa è una booby trap. Dai, la vedrete. No! Oddio mio. Ho premuto X invece di quadrato. Non pensavo. Devo stare più attento in questo gioco. Anche perché ho scelto una difficoltà abbastanza difficile. Non male che Nick è più reattivo e ha reagito subito. Quindi? Oh, merda. Sì. Sarà di chi ha sparato a Eric. Lo stronzo ci vuole morti. Kolchak, ricevi. Parla. Sì, Dropkick. Si è sentita l'esplosione? Passo. Lo sentite come? Va tutto bene? Tutto ok. Il nemico ha lasciato un regalino. Attenzione, passo. Roger. Procedo. Dropkick, chiudo. Dice che procede. Bene. Speriamo che porti le birre. Per la prima volta si renderebbe utile in questa storia, effettivamente. Dove devo andare? Oh, lì c'è qualcosa da esaminare. Una cassa da spostare. Dai che non pesa così tanto. E poi che solo ribaltarle si sposta comunque. Potrebbe aspettarci laggiù. Ascoltiamo. Che sta succedendo? È Joey. È vivo. Come fai a riconoscerlo? Non può essere. L'hai sentito anche tu? Impossibile. Ti dico che è lui. È questo posto di merda, Jason. Sì. Anche secondo me. Ho visto morire. I mostri di tipo fanno come i Wendigo. Senza offesa, Nick. Ma adesso non sei lucido. Magari ti sbagli. Ma sei scemo? È una trappola. Non lo sappiamo. E io di certo non abbandonerò altri uomini. Ma ti fai veramente trascinare dalle emozioni. Ha ragione lui se ti dice che l'ho visto morire, e dissanguare tra le sue mani. Che motivo avrebbe di mentirti? Abbiamo sentito Joy nel tunnel. Crediamo fosse Joy. Per no. Lui di sicuro. So come i Wendigo usano i rumori per... Sì, okay. Per attirare i nemici. Per attirare i nemici, sì. Le prede. Nemici, prede. Persuasione, vado avanti io. Sì, persuasione. No, vado avanti io. Non senza di me, no? Hai già perso il comando, signor colonnello. Ormai comanda il signorino Wolchak. Wozniak, come cavolo si chiama? Wolchak. No, no, no. Ecco, meno male che si è rotto prima che tu arrivassi a metà. Ma poi puoi saltare, dai, puoi provare a saltare. Avresti dovuto dirgli di no, ti avrebbe sparato. Non ti ricordi che stavo puntando a prendere la pistola? Però può esserci un'altra uscita. Deve esserci. Oh, mostra la mano vuol dire che si sta per muovere. Quando mai? Quando mai? Adesso mentre girerò il carro uscirà la simpatia. Si sveglierà. Di chi è sto portafoglio? Ah, subito ad aprirlo. Ah, è del capitano lì, quello che ci ha costretti ad andare in guerra. Lui e sua moglie. Che bravo ragazzo. Così lo prendi via. Ah, con l'intenzione di restituirlo, ovviamente. Andiamo a questo furgone. Ah, devo spostare, devo scoprire il mostro. Mannaggia a me. Quanto ci scommettete che è ancora vivo? Che adesso mi attaccherà? Mi darà tipo un grafico, io mi trasformerò in una di quelle creature? Di quelle splendide creature? Curiosità. Devo per forza spostare questa roba per diventare curioso? Ok. E ora? Oh, mannaggia a te. Oh! Lo immaginavo. Ostinazione. Adesso salti. Adesso salta. Oddio, è vero che loro volano. Cerchio! All'ultimo. Ah! X. Ok, pensavo fossero sensibili alla luce, ma non lo sono. Oh, invece sì che lo sono.
che salto da parkourista esperto. Oddio, cosa devo premere stavolta? Cosa devo premere stavolta? Dimmi tu. Oh! Dai, 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 dai. Non hanno funzionato le munizioni? Pensi che funzionerà questo paletto? Ma lo spero per te. Spero per te che funzioni. Ha funzionato davvero. Ha funzionato davvero. Ripugnalalo altre 5-6 volte. Non puoi esserne sicuro. Ma che cos'è? Un gargoyle? Non riesco a capire cosa sia. Un pipistrello mutato. Che ne sai che sono americani? Io non ho riconosciuto l'inglese. Non so tu, ma io non l'ho riconosciuto l'inglese. Non camminare. Oh, sono veramente gli americani. Beh, questa è una tipica truppa che morirà. Tutti con le maschere antigas. Sono i tipici personaggi che non dobbiamo presentare perché dovranno morire tra poco. Ah! 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 Chi morirà per primo? Lui ha l'aspetto di quello che morirà per primo. Ha proprio la faccia di quello che morirà per primo. Quello in centro, quello in centro è il primo che morirà. Ah! No, quello indietro è morto. Oddio mio. Spara! L'hai visto? Hai visto dov'è? Dio mio. Questo è stato ferito dall'alleato che è stato attaccato, ha sparato per spara. Ma spara lì! Oh mio Dio, io non ci credo. Io non ci credo. Ora capisco perché avete perso contro quel piccolo esercito ribelle. Mamma mia. Marines. Questi li chiamiamo Marines. Probabilmente erano una banda di Boy Scout. Oh, è vero. Che ho l'accendino. Beh, non mi resta che seguire il tunnel, no? Non penso ci siano altre direzioni nelle quali andare. Normale che ho questo accendino, sennò... Sarebbe un vagare nel buio un po' troppo inquietante. Oh! Un'altra meravigliosa creatura! Scusami, se hanno l'udito così affinato, come hanno fatto a non sentirmi? Che sta succedendo? Che sta succedendo qui? Nick, grotte di sabbia, 150 piedi sottoterra, ore 19:57. Ah, ma è qualcosa che vedremo nella prossima puntata, gente. Perché ora ci salutiamo qui. Grazie per avermi guardato fin qui, mi auguro di vedervi nella prossima puntata. Ricordate di lasciare un commento, un like, magari iscrivervi al canale e condividere con i vostri amici. Vi auguro una bellissima serata e bella bella.